Protesta nel centro di Firenze davanti al negozio di Zara. Un gruppo di addetti di un magazzino della logistica dell'azienda, situato a Reggello e destinato a essere chiuso, ha espresso a gran voce i propri diritti. Sono in 39 i dipendenti che perderanno il posto di lavoro. Gli stessi addetti alla logistica hanno occupato il magazzino da una settimana e poi sono scesi per le strade di Firenze in un sabato pomeriggio affollato di turisti e fiorentini. L'iniziativa è stata organizzata dal sindacato Cobas vicino ai lavoratori a rischio. Questi 39 lavoratori, alcuni per più di 10 anni, hanno lavorato in questo magazzino che smiste i vestiti che finiscono nei negozi di Zara. Fino all'aprile del 2018 hanno lavorato in condizioni di sfruttamento gravissime, in disapplicazione del contratto nazionale, turni di 16-17 ore giornaliere, paghe misere, addirittura costretti a restituire ogni mese una parte della busta paga dei soldi ricevuti alla cooperativa. Ad aprile, con l'entrata del sindacato, questo sistema è stato smantellato, è stato applicato il contratto nazionale, è ovviamente cresciuto il costo della forza lavoro e oggi la multinazionale decide di chiudere questo magazzino. Il punto è che non c'è nessuna crisi, cioè non, il lavoro c'è, il lavoro è semplicemente stato spostato su altri centri di smistamento, lì dove continua ad essere in piedi il vecchio sistema di sfruttamento. Questo è quello che sta accadendo, sono 39 persone che a giorni rischiano il licenziamento. Da domenica il magazzino di Reggello è stato occupato dai lavoratori e va avanti uno sciopero ad oltranza. Aspettiamo una convocazione da parte della prefettura di un tavolo a cui deve esserci anche la multinazionale Zara, che non si può nascondere dietro i sistemi di appalti e subappalti con cui gestisce tutto, diciamo, il ciclo logistico, perché oggi è Zara che dispone questa chiusura ed è una chiusura tutta contro i diritti che sono stati acquisiti in questo magazzino.